Bene, amici, andiamo avanti con il libro Il Transurfing in 78 giorni. Giorno 8. Le gemelline rosa. Dichiarazione: Sulla terra ci sono molti angolini paradisiaci dove vivono le gemelline rosa. Se volete andarci, indossate un paio di occhiali rosa e ignorate coloro che vi esortino, esortano a toglierveli. Gli echi di paradiso penetrano raramente nei mondi di tutti i giorni. Catturate avidamente questi sfolgori di sole, trattenete in essi la vostra attenzione ed essi si manifesteranno con frequenza crescente. Vi accorgerete da soli come il vostro strato di mondo inizierà a trasformarsi in modo stupefacente. Interpretazione. Avete mai visto la pioggia in un giorno di sole e due arcobaleni in cielo? Non avete mai incontrato due gemelline in rosa? Bisogna capire bene un concetto molto semplice. Voi stessi, da soli, colorate il vostro mondo con toni iridescenti o cupi. Se la maggior parte dei vostri pensieri rientra nella categoria delle emozioni negative, la vostra vita peggiorerà di giorno in giorno. E, al contrario, se anche il tempo è terribile, ma la vostra anima canta sotto la pioggia e si diverte allegramente a saltare dentro le pozzanghere e a far schizzare l'acqua tutto intorno, lo strato del vostro mondo si riempirà della stessa allegria, della stessa festa. Il paradiso, così come l'inferno, esistono non da qualche parte, in altre dimensioni, ma qui sulla, sulla nostra terra. Ci sono per esempio le prigioni, ma quello non è il vostro mondo, voi non vivete lì, però può diventare vostro se comincerete a prestare attenzione alle notizie di cronaca nera. Esistono anche gli incidenti, le catastrofi, i cataclismi e anche tutto ciò che può entrare a far parte della vostra realtà se comincerete a riempirvi la testa di notiziari. Impegnatevi a fissare l'attenzione solo su quello che volete vedere nel vostro mondo e girate pure le spalle a tutto il resto. Tappatevi le orecchie e copritevi gli occhi. Il male non scomparirà dalla realtà, ma sparirà dal vostro strato di mondo. Non avrete alcun contatto con il negativo. Bene ragazzi, ci vediamo la prossima volta per il giorno 9. Ciao!